Benvenuti o bentornati sul mio canale di Warhammer 40.000. Io sono Nemo, per Nemo dice cose. Oggi andiamo ad iniziare la nuova rubrica chiamata Spiega Sabato, rubrica dedicata a tutta una serie di argomenti vagamente più tecnici rispetto al gioco giocato o alla spiegazione delle liste o degli equilibri fra gli eserciti che solitamente vedete e avete visto sul canale. In particolare quest'oggi nella rubrica ci occuperemo di andare a spiegare delle tecniche o degli espedienti per cercare di mantenere il controllo o la protezione degli obiettivi sul campo di battaglia. Gli obiettivi ovviamente sono quelli che ci permettono di fare i punti di missione primaria e ci permettono eventualmente di portare a termine determinate missioni secondarie. Per questo poi ovviamente vi rimando a dei video più specifici. Andiamo a vedere come cercare di mantenere il controllo o avere una certa protezione su questi segnalini obiettivo. Qui vedete nel video un segnalino obiettivo del circuito con cui collaboro, ovvero Conquest Italia. Quelli che solitamente vengono utilizzati negli eventi o nelle partite competitive. Perché sono fatti in questa maniera rispetto al banalissimo segnalino obiettivo da 40 mm che GV ci dice essere utilizzato per il gioco? Perché ci dà a colpo d'occhio anche l'area di controllo, ovvero questo cerchio più grande di 3 pollici che si estende in tutte le direzioni rispetto al segnalino obiettivo vero e proprio. Per semplicità, questi di Conquest Italia hanno il simbolo che va a rappresentare direttamente l'obiettivo vero e proprio e chiaramente l'area intorno ci va a dare poi l'area di controllo del segnalino obiettivo. Per controllare un segnalino obiettivo, come sicuramente saprete, ma io comunque immagino che questi video possano essere visti anche da dei neofiti, lo andiamo a ripetere perché meglio di più che di meno. Dobbiamo avere almeno un obiettivo, scusatemi, un modello con almeno controllo 1 sull'area di controllo del segnalino obiettivo. In questo particolare esempio abbiamo un assaltatore di Space Marine che ha controllo 1. Siccome non c'è nessun modello del nostro avversario sulla stessa area di controllo, sappiamo che l'obiettivo sul campo di battaglia viene controllato dal giocatore che possiede questo particolare modello. Ovviamente, se sulla stessa area di controllo, vicino allo stesso obiettivo, ci sono modelli dell'avversario che si trovano nell'area, nella zona di controllo dello stesso obiettivo, vince chi ha il controllo maggiore. In questo caso abbiamo banalmente dei modelli che hanno tutti controllo 1, ovvero un valore di OC, Objective Control, di 1 sull'area di controllo dell'obiettivo. In questo caso il giocatore con i modelli bianchi vince il controllo del segnalino obiettivo, in questo particolare esempio molto, molto ristretto. Abbiamo diversi modi di poter proteggere i segnalini obiettivo. A che cosa serve proteggerli? Banalmente, come dicevo prima, per poter portare a casa dei punti di missione primaria, il fatto di dover giocare sulla missione primaria, e in questo caso vi rimando eventualmente sul video, sulla monografia, per quanto riguarda gli abbonati, sulla descrizione, sulla differenza tra missione primaria e secondaria e qual è il giusto equilibrio di gioco dal mio punto di vista in questo particolare momento, ci permette per l'appunto di portare a casa punti di missione primaria ed eventualmente anche di portare a termine determinate missioni secondarie. E secondo poi, non ultimo, in base al numero di segnalini obiettivo presenti sul campo di battaglia in riferimento a una determinata missione,
di giocare in maniera più conservativa o un po' più aggressiva, in base a alla necessità che ci mette in campo la missione. Questa poi è legata, diciamo, una strategia più aggressiva, più difensiva, è legata chiaramente anche al tipo di esercito che il nostro avversario gioca, però diciamo che di base meno obiettivi avremo sul campo di battaglia, più facilmente la partita si svolgerà in maniera aggressiva rispetto a delle missioni che ci permettono di avere un controllo più esteso su più obiettivi presenti sul campo di battaglia. Un'ultima piccola differenza: quando mi sentirete parlare del controllo campo e del controllo obiettivi, le cose, anche se da un certo punto di vista si vanno a sovrapporre come concetti, in realtà indicano due cose ben diverse. Il controllo campo è l'occupazione, o comunque il controllo per l'appunto, di quel che succede sul campo di battaglia da parte di uno dei due giocatori, banalmente quello che riesce ad occupare più campo, si dice ha un controllo campo maggiore. Mentre per quanto riguarda il controllo degli obiettivi, stiamo parlando semplicemente dell'aspetto tattico, dell'aspetto di tutta quella serie di espedienti che oggi andremo a vedere, per quanto riguarda il controllo del singolo segnalino obiettivo. Abbiamo diversi modi di poter proteggere il nostro controllo per quanto riguarda i segnalini obiettivo. La cosa più semplice da fare è avere un controllo maggiore rispetto all'avversario sul determinato segnalino obiettivo. Facciamo di nuovo l'esempio con dei modellini. Se il giocatore verde ha tre modelli qui sopra e il giocatore bianco per un qualsiasi motivo riesce a metterci sei modelli, qui il vantaggio o la possibilità di proteggere il segnalino obiettivo è data dal puro peso in campo del numero di modelli che uno dei due giocatori riesce a mettere in campo. In questo caso, se il controllo della determinata unità, ogni modello ha un controllo maggiore di 1, che è, diciamo, la normalità, e spesso i modelli base hanno un controllo 2 se stiamo parlando di battle line, ad esempio. L'uso delle battle line in particolare ha rilevanza proprio sul controllo dei segnalini obiettivo. Quindi il primo concetto base è: se volete avere il controllo di obiettivo, buttateci sopra più roba possibile, ok? Siano questi veicoli, siano queste fanterie, qualsiasi pezzo che, ma a quel punto, più controllo ha rispetto all'avversario, più esponenzialmente abbiamo messo al sicuro il controllo di un determinato obiettivo. Abbiamo poi un controllo che possiamo fare cercando di ostruire il movimento dell'avversario. Abbiamo ad esempio, prendiamo di nuovo delle fanterie, un attimo che vado a prendere i modelli. Abbiamo ad esempio un'unità di assaltatori del giocatore verde. Questo si chiama controllo per ostruzione. Perché vengono messi così i modelli? Perché cerchiamo di ostacolare il movimento dell'avversario che eventualmente si troverà qui giù. Ok, li metto a favore di telecamera. Chiaramente qui la distanza è minima, però è per farvi capire. Noi cerchiamo di ostacolare il movimento di questi pezzi che eventualmente muovono abbastanza poco e anche caricando non riescono a entrare nel raggio di controllo del determinato obiettivo. E questo è un modo banale di poter mantenere il controllo obiettivo, semplicemente non permettendo all'avversario di portarsi nell'area di controllo dell'obiettivo, occupandola con questa sorta di semicerchio, l'avanzato ha la possibilità di mettere fisicamente la basetta dei modelli dell'avversario sul segnalino obiettivo, nell'area di controllo del segnalino
obiettivo. A parti invertite, un altro modo abbastanza lineare e comprensibile di avere il controllo di un segnalino obiettivo è di mantenere il controllo del segnalino obiettivo, ma a distanza rispetto a quello che riesce a fare l'avversario. Ovviamente qui poi faremo un video molto più specifico, un po' più tecnico per quanto riguarda il controllo campo, questa volta, in cui vi parlerò dell'importanza di prendere le misure mentre state giocando. Siccome è gratuito, è possibile farlo senza problemi da innumerevoli edizioni di gioco, andiamo a sfruttare anche questa possibilità. In questo esempio, l'unità attaccante è invece rappresentata dalla unità del giocatore verde che si trova dopo il suo movimento a questa distanza. Se noi mettiamo in pratica la stessa tattica di prima, ovvero mettendo i modelli qui, se l'unità attaccante sappiamo essere tendenzialmente abbastanza aggressiva che può eventualmente toglierci i modelli nell'area di controllo dell'obiettivo, chiaramente andremo a perdere poi il controllo una volta che, uccisi i modelli davanti, questi hanno la possibilità di consolidare nell'area di controllo dell'obiettivo e quindi l'avversario ci ruba il controllo del segnalino obiettivo in questa maniera. Il controllo a distanza si fa nella maniera esattamente contraria dell'esempio precedente. Sappiamo che la carica della maggior parte dei modelli ha un massimo di 12 pollici, lo vedete qui con il segnalino rosso ben chiaro sul metro che ho a disposizione. Per evitare questa cosa e mantenere il controllo del segnalino obiettivo, se io so, misurando preventivamente, che il mio avversario con il suo movimento arriverà qui, semplicemente io andrò a mettere i modelli che vanno a controllare il segnalino obiettivo oltre la distanza di carica massima disponibile all'unità che eventualmente si sposta o vorrebbe spostarsi per andare a controllare il segnalino obiettivo. In questo caso proteggiamo il controllo del segnalino obiettivo a distanza rispetto all'avversario. Chiaramente la versione precedente che avete visto, diciamo, è migliore nel caso il giocatore che vuole conquistare l'obiettivo ha un esercito un po' più da fuoco e quindi non ha grosse capacità aggressive durante la fase d'assalto. In questo caso è esattamente il contrario. Abbiamo un giocatore molto aggressivo, in questo caso rappresentato da una banalissima unità di assaltatori che cerca di andare a ingaggiare in corpo a corpo un'unità di Eradicator, unità decisamente più volta alla fase di fuoco. Quindi avete già due possibilità da mettere in pratica. Poi è chiaro che tutte queste cose durante il corso della partita sono un po' più complesse da mettere in pratica sempre e comunque, perché a un certo punto l'avversario per forza di cose, come nell'esempio, questo ultimo esempio, per forza di cose sarà abbastanza vicino. Così come un avversario, e andiamo a vedere molte cose da poter fare con l'esempio successivo, ha a disposizione altri espedienti per potersi muovere sugli obiettivi, ok? In questo caso andiamo a parlare di poter sfruttare il controllo obiettivo di un trasporto con un'unità imbarcata. Abbiamo per questo esempio un Impulsor, un veicolo da trasporto dei Marine. Ovviamente, come avete l'Impulsor, ce ne sono altri mille di qualsiasi altro esercito. La possibilità di sfruttare un trasporto, così come negli esempi precedenti, è di estrema importanza. Questo perché ci permette di fare tantissime altre cose in più rispetto al banale controllo che andiamo ad ottenere con un modello vero e proprio. Avendo a disposizione un'unità imbarcata su un determinato trasporto, se noi andiamo a mettere il trasporto nell'area di controllo
del segnalino obiettivo, oltre a poter fare quello che abbiamo visto poco fa, ovvero metterci oltre la distanza di ingaggio, oltre la distanza di carica massima di una determinata unità, abbiamo la possibilità in questo caso di mantenere il controllo degli obiettivi anche nel caso il trasporto venga distrutto. Questo perché banalmente l'unità che andiamo a imbarcare all'interno di un determinato trasporto, adesso io vi prendo un'unità a caso, non fate caso alla parte diciamo tecnica, ma cercate di capire piuttosto il concetto. In questo caso vado a prendere degli infiltrator. Diciamo che io ho questa unità all'interno del trasporto. Se per qualsiasi motivo un'unità del nemico, rappresentiamola in questo caso con gli eradicator perché è un po' più comprensibile la cosa, se l'unità del nemico per qualche motivo da questa distanza, che è la loro distanza di ingaggio, distrugge il trasporto che sta controllando in questo momento il segnalino obiettivo, noi possiamo, sbarcando l'unità con lo sbarco di emergenza, andare a posizionare i modelli all'interno della zona di controllo dell'obiettivo stesso, mantenendoci in questo caso comunque in questo particolare esempio una distanza di 10 pollici, comunque una distanza notevole rispetto a un'eventuale carica, e comunque mantenendo una superiorità numerica rispetto all'unità che ha già fatto fuoco, quindi da questa distanza non può farci nuovamente dei danni. E manteniamo il controllo dell'obiettivo semplicemente perché abbiamo nascosto all'interno di un'unità il trasporto, un'altra unità che eventualmente prenderà il controllo dell'obiettivo perché è utilissimo l'utilizzo dei trasporti proprio perché vanno a proteggere l'unità che per forza di cose ha una resistenza e un numero di ferite molto minore rispetto a un trasporto e che spesso ha anche un movimento minore, quindi dal punto di vista strategico il trasporto di per sé ci permette di fare molte cose in più rispetto all'unità che trasportiamo. Non ultimo il fatto di poterla proteggere e quindi mantenere eventualmente il controllo degli obiettivi, qualora anche il nostro trasporto venga distrutto poi dal fuoco del nemico. Un altro tipo di protezione degli obiettivi, molto banale e che non sempre viene messa in pratica, è la protezione dall'attacco in profondità. Spesso abbiamo delle unità, diverse unità, che hanno la possibilità di entrare dalle riserve strategiche a una distanza veramente esigua rispetto al solito. In particolare mi viene in mente di parlare di unità di Inceptor, unità tipica che ha questo tipo di abilità. Per avere il controllo di questo obiettivo, qualora vogliamo premunirci da questo tipo di assalto abbastanza ravvicinato, dove abbiamo un segnalino obiettivo, la possibilità di metterci al riparo da questi assalti molto molto ravvicinati è, avendo dei modelli con almeno la basetta di 40 mm, di mettere anche un singolo modello esattamente al centro della zona dell'area di controllo. Questo perché, corrispondendo la grandezza della basetta con cui state giocando con il segnalino obiettivo, sappiamo che un'unità, come possono essere in questo caso gli Inceptor, possono entrare sicuramente a meno di 9 pollici, che è la normale distanza di entrata dalle riserve, ma a più di 3 pollici. L'area di controllo in questo caso è esattamente 3 pollici. Se noi abbiamo un modello esattamente al centro del segnalino obiettivo, che di fatto è una basetta da 40 mm, sappiamo che matematicamente, per quanto possa scendere vicino uno dei modelli del nostro avversario, non può comunque entrare nell'area di controllo, perché in questo caso deve scendere a più di 3 pollici e non entro 3 pollici, che è la distanza esatta
per quanto riguarda il controllo del segnalino obiettivo vero e proprio. Voi ovviamente potreste in maniera abbastanza banale obiettare sì, però poi quelli sparano. Sì, non lo metto in dubbio, però se abbiamo delle condizioni che ci permettono poi di mantenere il controllo dell'obiettivo stesso o abbiamo necessità eventualmente in una posizione scomoda di mantenere il controllo del segnalino obiettivo, vi faccio un esempio così, diciamo che c'è un pezzo da questa parte, un'unità da quest'altra parte di qua e un singolo modello che rappresenteremo con un cavaliere degli Inner Circle di Dark Angel che ha la possibilità di mettersi sull'obiettivo. Questa è la distanza massima che riusciamo a coprire. In questo caso, immaginando di avere il favore della copertura di determinati elementi scenici, si possono creare le condizioni, ovviamente questo è sempre una semplificazione, un esempio molto molto semplice, si possono creare le condizioni grazie al movimento di altre unità a fianco di mettere il modello che va a controllare il segnalino obiettivo in sicurezza dal fuoco o eventualmente dalle cariche, nel caso stiamo parlando degli Inceptor sicuramente per quanto riguarda il fuoco non certo la carica, anche perché l'abilità di per sé ci nega poi la possibilità di caricare il nemico. Ci mette in questo caso nelle condizioni in cui abbiamo abbastanza movimento non per arrivare sul segnalino obiettivo di negare comunque l'entrata da questa parte dell'unità aggressiva del nemico, ma che può essere messa al massimo a quel punto in una zona del campo di battaglia da cui non può vederci. Adesso qui vedete il modello sopra, ma era per farvi un esempio abbastanza semplificato delle condizioni che possono essere ottenute poi sul campo di battaglia. In maniera diametralmente opposta, sempre per far fronte all'entrata dell'unità dall'attacco in profondità, queste condizioni abbastanza aggressive, lo sfruttare ovviamente delle unità che hanno delle abilità che ci permettono di negare l'entrata a una determinata distanza delle unità nemiche. In particolare, anche qui vi faccio l'esempio in maniera abbastanza banale degli Infiltrator, un'altra unità dei Space Marine che ci permette di aumentare il raggio d'entrata da 9 pollici ad addirittura 12 pollici, una distanza enorme che qui non riesco neanche a riprendere facilmente, ecco forse da questa parte riuscite a vederla più facilmente, mettendovi al sicuro magari non da un eventuale fuoco dell'unità che sta entrando, ma quantomeno in sicurezza assoluta per quanto riguarda una carica. E anche in questo caso potete piazzarvi voi come meglio credete. Per chi non lo sapesse, le unità che negano una determinata distanza di entrata sovrascrivono l'abilità di de altre determinate unità, come gli Inceptor che abbiamo visto prima, di poter entrare dalle riserve a una distanza minore rispetto alle unità del nemico. Questa è una regola, diciamo, abbastanza a cui c'è poco da aggiungere, è così e basta. Chi nega ha prevalenza su chi ha la possibilità di entrare a una distanza minore. Questi sono banalmente tutte le situazioni o gli espedienti che potete mettere in campo che vi permettono di controllare un segnalino obiettivo, o comunque di cercare di mantenere il controllo, perché chiaramente il vostro avversario potrebbe avere, come vi stavo dicendo, trasporti, unità volanti, come gli assaltatori, che nel caso di prima possono banalmente da questa posizione, anche senza caricarvi, muovere direttamente sul segnalino obiettivo e ottenere una maggioranza semplicemente dovuta al numero di modelli, piuttosto che cercando di aggredire le vostre unità, o il contrario, se siete voi la parte attaccante. Questo perché? Perché mantenere o negare
il controllo dei segnalini obiettivi è di per sé molto più forte di qualsiasi cosa riusciate a fare in termini di danno, ok? Facciamo finta che questi 5 assaltatori sappiamo che statisticamente, ok? Quindi per un discorso di media, ci permettono di togliere questi tre eradicator da sopra l'obiettivo e quindi permetterci poi di consolidare e andare a controllare l'obiettivo. Ve lo dico così, in realtà non è assolutamente vero, però era anche qui per farvi un esempio. Diciamo che noi sappiamo che questa cosa verosimilmente può accadere, comunque abbiamo la possibilità di mettere in sicurezza 5 modelli sull'obiettivo piuttosto che cercare di distruggere l'unità e poi muoverci sull'obiettivo, è sempre preferibile prima andare sull'obiettivo, poi cercare di aggredire l'avversario. Questa è una cosa ovviamente che si estende a qualsiasi altro concetto per quanto riguarda il gioco di Warhammer 40.000, ovvero cercate sempre di portare a termine cose sicure piuttosto che cose mediamente sicure, ok? Ovvero prediligete sempre un movimento che vi porta a termine una determinata missione, un determinato controllo di un segnalino obiettivo, piuttosto di ok, lo carico, tanto lo distruggo e poi prendo il controllo del segnalino obiettivo, perché sapete tutti meglio di me che i dadi possono essere molto amici come molto nemici e metterci in delle condizioni spiacevoli o comunque non realizzare la media matematica che ci eravamo preventivati di danno nei confronti dell'unità del nemico e quindi di non permetterci di portare a termine una determinata missione secondaria, in questo caso il controllo di un determinato segnalino obiettivo, eccetera, eccetera. Andiamo a fare poi cosa spero molto grata a Fabrizio che mi ha consigliato questo genere di rubriche. Andiamo a mettere in scena una sorta di quiz, una sorta di gioco che voglio condividere con voi, che ovviamente andrete a commentare poi con la vostra personale soluzione nei commenti del video stesso. Una sorta di quiz su come risolvere al meglio una determinata situazione sul campo di gioco. E in questo caso, ovviamente, stiamo parlando di protezione degli obiettivi. Andiamo a vedere come cercare di proteggere al meglio questo segnalino obiettivo da determinate minacce dell'avversario. Vado ad utilizzare degli elementi scenici per costruire la situazione di gioco. Allora, da questa parte abbiamo questo elemento scenico. Qui dietro avremo un'unità che sappiamo trovarsi esattamente a no, la mettiamo un po' più vicina. Sappiamo trovarsi esattamente entro 6 pollici dalla zona di controllo di questo segnalino obiettivo. E poi abbiamo un'unità molto più contenuta, qui abbiamo 4 pezzi, qui ne abbiamo 3, che si trova da questa parte, ok? Ditemi nei commenti come secondo voi è possibile cercare di mantenere il controllo di questo segnalino obiettivo nella miglior maniera possibile. Mettete in pratica eventualmente quello che vi ho detto. Tenete a mente chiaramente anche le regole base di gioco di Warhammer 40.000, perché questa è una soluzione, almeno per come la intendo io, facilmente, che si può mettere facilmente in pratica, semplicemente con un discorso di posizionamento. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate della rubrica, se vi è piaciuta, se voleste avere come si dice, se vogliamo trattare prima degli argomenti specifici rispetto ad altri. Mi sono dato una scaletta abbastanza casuale degli argomenti da trattare, visto che ce ne sono tanti comunque. E quindi fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, le eventuali soluzioni di questo piccolo quiz che sto cercando di inscenare.
eventualmente, se volete vedere trattati determinati argomenti rispetto ad altri, o se avete dei suggerimenti da darmi per migliorare la rubrica in sé. Vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine del video. Vi invito a iscrivervi al canale, di mettere un mi piace al video se chiaramente vi è piaciuto. Se vi può interessare, c'è anche da pochi mesi il servizio abbonamenti in cui vado a trattare degli argomenti molto molto più tecnici rispetto a questi qui, delle mie considerazioni personali sul gioco per lo più, e tutta una serie di monografie specifiche un po' più lunghe, sia per durata che per argomento, rispetto a queste cose abbastanza semplici. Vi ringrazio, fate sapere ai vostri amici se vi può interessare gli argomenti tratto sul canale, iscrivetevi in modo da rendere più accessibile anche ad altri la possibilità di vedere questa serie di argomenti, questa serie di contenuti specifici per il mondo di Warhammer 40.000. Io intanto vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao a tutti quanti!